Matteo Maffucci e Benedetta Balestri sono marito e moglie. Sabato 8 giugno il cantante degli Zero Assoluto e la figlia 31enne dell'autore e conduttore TV Marco Balestri hanno pronunciato il fatidico sì a Pavia. Il ricevimento si è svolto all'aperto, a Borgo della Rocca, in un'atmosfera bucolica e gioiosa. Ad organizzare l'evento è stata la wedding planner Alessandra Iaria. Le dediche musicali. Durante la festa di nozze non sono mancati momenti di commozione come quello in cui lo sposo ha intonato il brano, Per dimenticare, insieme a Thomas De Gasperi, altra metà degli Zero Assoluto. O quello in cui la sposa, contravvenendo ad un esplicito divieto del neomarito, ha imbracciato il microfono e gli ha dedicato una canzone. E, nell'elenco di cose che non vuole che io faccia, ha premesso. La commozione di Marco Balestri, nella location che ha ospitato il banchetto, ad un certo punto, è spuntato il prete che poco prima aveva celebrato le nozze e che al termine della cerimonia aveva dimenticato di far firmare gli sposi. Un episodio ha suscitato ilarità. Marco Balestri è apparso profondamente commosso sia mentre accompagnava la figlia all'altare, sia mentre ballava con lei durante la festa sulle note di Una carezza in un pugno. Fai felice la mia piccola, ti tengo d'occhio. Cara Benedetta, anche se ormai sei una donna e oggi ti sposerai per papà, sarai sempre la sua adorata bambina. Ti amo bambina mia, ha scritto Marco Balestri su Instagram poco prima del matrimonio a corredo di un tenerissimo scatto che ritraeva Benedetta da bambina. Fai felice la mia piccola, ti tengo d'occhio, ha ironizzato. Gli outfit degli sposi. La sposa ha indossato un abito bianco a sirena firmato Vivienne Westwood con scollo a barca e spalle nude corredato da un paio di guanti semitrasparenti e da un lungo velo. Tra le mani, un bouquet di rose. Lo sposo ha invece sfoggiato un completo blu scuro con camicia bianca e cravatta celeste. Con il neomarito e il padre, la proposta di matrimonio a Parigi. Matteo Maffucci e Benedetta Balestri sono legati da diversi anni e insieme hanno fondato la One Shot, un'agenzia di management che annovera tra i propri clienti anche Paola Di Benedetto e Mattia Stanga, presenti alle nozze insieme ad Elisa Maino. Laureata in economia all'Università Bocconi, Benedetta Balestri è oggi un'imprenditrice digitale e insieme al marito segue aziende, creator e influencer. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2021 durante un romantico viaggio a Parigi.